io sono qui per un senso di giustizia! Il senso di giustizia. Perché altrimenti fanno bene a farci quello che ci fanno! Come si fa a mandare avanti un'attività con 5.000 euro? Con 1.000 euro di affitto? Con una spesa media solamente di spese vive sono 2.500 euro al mese. Come si fa ad andare avanti? Io oggi sono sotto sfratto. Perché il padrone del locale mi ha messo sotto sfratto, perché non riesco più a pagare gli affitti. Quindi torno a ripetere, oggi tocca a me, domani può toccare a tutti quanti. Ristoratori, ma anche negozianti, ambulanti, operatori del benessere, rappresentanti del mondo della cultura, della fotografia, delle palestre e delle attività ricettive. Il terziario della città di Barletta si è ritrovato in piazza Aldo Moro per dire di no alle restrizioni immotivate, non basate su dati scientifici, ma anche e soprattutto per chiedere di poter tornare a lavorare in totale sicurezza. Noi tre cose chiediamo nell'immediato: la vaccinazione. La seconda è realmente aiuti economici che possano far fronte a tutta una, diciamo, una questione debitoria che tutte le attività di ogni settore hanno messo in campo. Terzo, avere una prospettiva di riapertura, cioè mese per mese fanno DPCM, ci chiudono, ci danno delle scadenze, ma arrivate le scadenze, nonostante le attività chiuse, la curva sale. Il coro di protesta della piazza è unanime ed è rivolto alle istituzioni, dal governo centrale fino ad arrivare al sindaco Cosimo Cannella. I manifestanti imputano decisioni troppo rigide e spesso immotivate. Giovedì le associazioni di categoria incontreranno il prefetto della BAT Maurizio Valiante per rappresentare nuovamente le proprie istanze, ma intanto la rabbia e lo scoramento continuano a crescere. Da quando hanno chiuso noi sono aumentati i casi, quindi credo che il Covid si prende al chiuso, non al mercato, perché il mercato è il posto più sicuro dove poter comprare. E poi chiediamo anche un aiuto anche economico, perché non possiamo stare fermi. Noi abbiamo anche noi delle nostre spese fisse, garage, mezzi fermi, operai anche da mantenere. Il lavoro che sta svolgendo le nostre associazioni lo stanno svolgendo per tutti. In 14 mesi abbiamo ricevuto appena 3.000 euro. L'indotto delle palestre nella BAT si parla all'incirca di 3.000-3.500 persone tra indotto diretto e indotto indiretto. Vorremmo chiedere al sindaco cosa abbiamo fatto di male, visto che ha sempre alzato l'asticella e dove c'era la rossa ci ha fatto la rossa rafforzata. Non dimentichiamoci che il 7 di dicembre il sindaco ci aveva chiesto la chiusura anche delle attività commerciali da riaprire dopo l'Epifania. È stato l'unico sindaco in Italia a chiedere una situazione del genere. Manifestare per il diritto della dignità del lavoro. Ci hanno detto che la cultura non è essenziale quando la cultura è l'anima. La cultura è vicina a tutti questi ragazzi che sono stati privati dei loro sogni e delle loro passioni. Sono Mariella Parlato, faccio l'attrice. E da un anno non riusciamo a lavorare, i teatri sono chiusi, chiediamo che si riaprano in sicurezza, chiediamo di respirare perché per noi questo lavoro è respiro e anche reddito, perché la nostra categoria spesso non è considerata di lavoratori. Il nostro è un lavoro, la cultura è un lavoro.